il tuo intervento di quei ciao. Di che argomenti ciao. Ha trattato? Ciao. Ciao Pico. Vai, tanto lo tagliamo poi. Nel nostro intervento abbiamo affrontato diversi temi, fondamentalmente partendo dal grave episodio LEP che alcuni ricorderanno, cioè il tentativo, peraltro fallito da parte di Staderini e De Lucia, di eliminare un'associazione sgradita, l'Associazione Libertà e Partecipazione di Genova e Savona, LEP, il colpo di mano dello scorso anno, qualcuno ricorderà. In sostanza il caso LEP ha dimostrato che lo statuto può essere facilmente violato, infatti Staderini e De Lucia lo hanno violato impunemente. Partendo da questo fatto gravissimo, ho riproposto all'attenzione del Congresso due esigenze: necessità di introdurre un organo di garanzia a tutela degli interessi degli iscritti, delle associazioni territoriali e tematiche che altrimenti non hanno modo di difendersi dalle prevaricazioni dell'oligarchia al potere internamente. Poi la necessità naturalmente di introdurre le primarie per la scelta dei candidati comuni, province, regioni e Parlamento nazionale, sempre per la stessa ragione, per impedire che l'oligarchia impedisca la fuoriuscita di energie fresche e riproponga per questi incarichi semplicemente se stessa, con un sistema antidemocratico e cooptativo. Bisogna dare spazio al popolo, il popolo deve poter decidere, deve poter parlare. Primarie, quindi primarie, noi ci rendiamo conto che gli oligarchi sono contro le primarie perché vedono le primarie come il fumo negli occhi. Le primarie significano in pratica che potrebbero non essere loro a essere candidati, perché dalle primarie può uscire qualcun altro, qualche novità, qualche volto nuovo o vecchio, ma comunque insomma qualcun altro. Questo è il punto. Ho ribadito che occorre modificare quindi lo statuto, introdurre elementi di democrazia che al momento non esistono. Naturalmente, poiché le idee camminano con le gambe degli uomini, bisogna anche eliminare i soggetti che hanno violato lo statuto, che non sono una garanzia, vale a dire l'attuale segretario deve andarsene. Staderini ha dimostrato di essere uno strumento di De Lucia, al servizio di De Lucia e degli interessi di De Lucia, e naturalmente De Lucia deve andarsene perché lui, il primo attore di questo nefasto episodio, l'episodio LEP, e poi anche per un'altra ragione, perché non è possibile che una persona per un infinito numero di anni sia sempre collocato nello stesso, diciamo, luogo di potere, in questo caso la tesoreria. È una nota norma, ne parlava Machiavelli, ne parlavano tutti gli studiosi di scienza della politica, che ci vuole un turnover, bisogna cambiare, non mai mettere sempre la stessa persona per anni, 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 solo perché evidentemente non sa cos'altro fare, ma non è un problema nostro occuparci della situazione di sussistenza economica di De Lucia, questo è un problema esistenziale che ognuno porta con sé, quindi in sostanza cambiare, nuovo segretario, nuovo tesoriere. Viale, secondo me, può rimanere tranquillamente lì perché è un organo di garanzia, ha dimostrato di essere al di sopra delle parti. Quindi. Grazie Marco Borelli.